Buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Idea Formazione Nord-Est. Oggi vi parliamo di bellezza, quanto è importante avere cura di se stessi, ma anche e soprattutto del proprio corpo, quindi bellezza, ma soprattutto benessere. Vi presentiamo due corsi di formazione professionale. Qualificano a diventare operatrici del benessere, indirizzo estetica e indirizzo acconciatura. Una professione decisamente interessante che trova notevoli sbocchi occupazionali. Andiamo a vedere. Il senso estetico non è altro che sensibilità per la bellezza. Emerge dal modo in cui ci si veste, dallo stile e dagli atteggiamenti, così come, naturalmente, dai gusti e dalle preferenze. Gli standard della bellezza sono differenti, ma il senso estetico è uno solo. Si può approfondire, ampliare, rivoluzionare, ma è certamente qualcosa che nasce dentro di noi. Dalla passione per l'estetica e da una certa sensibilità innata nasce il desiderio che fa diventare tutto questo una professione. La voglia di studiare, di applicarsi, di iscriversi ad un corso di formazione professionale. Siamo in Viale dei Martiri a Bassano. Ci ha aperto le porte la scuola di formazione professionale IRIGEM con i corsi di acconciatura ed estetica. Buongiorno. Buongiorno. Cosa stai facendo esattamente? Facendo i boccoli con la piastra. Che lezione è? È laboratorio e acconciatura. La bellezza sta interno a noi, primo, e potremmo anche trasmetterla, magari con un trucco, con una conciatura. Hai sempre saputo che volevi fare questo? Sì, fin da piccola, è sempre stata la mia passione. In un futuro che cosa vorresti fare, cosa sogni? La parrucchiera, ovvio. Queste ragazze sognano di diventare professioniste della bellezza. Il giorno d'oggi una donna non può uscire struccata, deve sempre mostrare il suo lato migliore e quindi ecco, si trucca per mostrare la sua bellezza esteriore. È una cosa fondamentale delle donne. Significa volersi bene? Sì. Affascinata dalla bellezza. Sì, beh, anche sì. La femminilità ha tante forme di espressione, ma non possiamo nasconderci che oggi, fortunatamente, la società è sempre più attenta anche al benessere, alla bellezza, sì, ma soprattutto alla salute della pelle e del capello, ed è necessaria molta preparazione. Sicuramente che impari molte cose che forse non ti aspettavi neanche. Un po' tutto. Perché è così importante riuscire a darsi la possibilità di essere più belli? Perché secondo me una donna deve sapere essere femminile. Per loro i campi occupazionali sono i più svariati, dall'apertura di un salone al lavoro presso centri specializzati fino alla collaborazione con enti, emittenti televisive, teatri, case di moda, palestre, fiere e manifestazioni di ogni genere. È un corso a qualifica triennale. Dopo 3 anni le ragazze diventano operatore del benessere, indirizzo acconciatura oppure estetica. Eccole qui, le nostre ragazze. Attualmente sono 120 gli studenti che seguono le lezioni, 6 classi, 4 di indirizzo estetico e 2 acconciatura. Quella dell'operatore del benessere è una figura interessante perché implica non solo professionalità tecnica, da qui la conoscenza del corpo, della pelle, del capello,
ma implica anche la capacità di ascoltare e mettere a proprio agio le persone che si hanno davanti, sapere insomma gestire e affiliare una clientela. Come si impara anche a consigliare? Beh, bisogna avere l'occhio, perché se non hai l'occhio non puoi dire più di tanto. Potresti dire come secondo te starebbe bene, ma per il tuo gusto. E dobbiamo imparare a lavorare con le persone, a parlare e fare anche un po' da psicologhe. Qual è la parte più difficile secondo te? Un po' perdere la timidezza e imparare a stare con gli altri. L'operatrice del benessere, inoltre, deve avere conoscenze amministrative, gestionali e capacità di organizzare il lavoro e il suo personale. Ci sono anche varie cose in un salone, per esempio ci sono le fatture, altre cose che devi star dietro, la sicurezza del tuo salone, dei clienti, devi avere tante cose su cui badare. Quindi sono importanti anche quelle materie e soprattutto anche quello che facciamo. Norme di igiene e sicurezza che sono importantissime anche per la predisposizione delle cabine per i trattamenti. È importante perché comunque l'estetista deve essere sempre pulita e quindi deve dare un'immagine di perfezione quasi, e quindi è importante per la donna. Siamo entrati durante un laboratorio delle classi seconda indirizzo estetica. Le ragazze stanno predisponendo un trucco alle loro colleghe sulla base di una traccia. Ecco come si lavora in laboratorio. Noi siamo in coppie e praticamente c'è una modella e una truccatrice. E iniziamo avendo uno schema qua. Mettendo cerone bianco, facendo tipo un fiore con le sfumature di marrone e tigrato con il nero. Cosa consiglieresti a me come trucco? Beh, il trucco che ha è bello perché le valorizza gli occhi. Poi io aggiungerei un po' di blush per le guance e un bel rossetto. Il trucco è sperimentazione e creatività. Nella bellezza si mette in gioco sempre anche una parte di sé, senza mai dimenticare però di ascoltare bene l'altro. E quanto è importante seguire le mode in questo lavoro? Beh, è importante perché se ti arriva una cliente e ti chiede qualcosa, soprattutto devi essere sempre informata, aggiornata. E poi ti fai capire alla cliente che sei una vera appassionata di questo campo. È più bello essere truccati o truccare? Entrambi. Poi comunque è una passione, perciò essere truccati è bello. Ti senti un po' diversa dalla vita quotidiana e invece truccare ti dà soddisfazione. Secondo te oggigiorno quanto è importante l'estetica? Molto, molto. Una scuola professionale educa alla sensibilità e allo sguardo. Perché una donna deve riuscire a valorizzarsi? Allora, secondo me una donna deve valorizzarsi per essere più bella lei, per essere comunque donna. E comunque dà molto più luce a una donna, la fai sentire più femminile. Queste ragazze si formano attraverso il contatto continuo tra di loro e la collaborazione quotidiana. Ce lo insegnano bene anche le allievi dell'indirizzo di acconciatura. Sono le classi seconde, le abbiamo incontrate nello stesso giorno durante l'ora di laboratorio. Che cosa ti stanno facendo? Una treccina, sarebbe un'acconciatura. Nell'acconciatura bisogna avere molta pazienza, la pulizia, molto ordinate bisogna essere. E c'è chi è più bravo, magari chi è meno bravo.
Lo fai mai a casa le tue amiche e i tuoi genitori? Certo, mi chiedono sempre. Sono sempre attiva. Senti, come hai scelto questo percorso? Innanzitutto perché mi piace, anche nel mio futuro. Poi anche quando sei in giro riconosci subito un tipo di piega o un tipo di un'altra piega perché sai che l'hai studiata e è bellissimo. L'incremento di consumatori sempre più interessati alla cura del proprio aspetto estetico, il fiorire di nuovi centri spa e l'allestimento di beauty farm presso profumerie, solarium e palestre hanno inciso molto negli ultimi anni sulla crescita del settore, rendendolo estremamente dinamico e con elevate possibilità occupazionali e richiedendo competenze sempre più approfondite, come ad esempio l'utilizzo e la padronanza della lingua inglese. La scuola professionale coniuga sapientemente lezioni di teoria e pratica nei laboratori. Tra le materie teoriche inserite nei curricula ci sono l'italiano, per saper interagire al meglio con ogni tipo di clientela, la matematica, per seguire tutto l'aspetto contabile, fatture, gestione dei resti, ordinazione dei prodotti, la sicurezza, importantissima anche viste le nuove normative, poi religione, diritto, economia, educazione fisica e storia. Informatica ed internet, perché nei saloni oggi tutto si realizza attraverso il sistema informatico. Come vedete esistono materie da cui nessun corso scolastico può prescindere, perché gettano le basi per la nostra crescita personale che accompagna poi quella professionale. E le ragazze lo sanno bene. Che tipo di laboratori ci sono? Beh, ci sono i laboratori di acconciatura, ci sono i lavatesta e dall'altra parte ci sono laboratori di estetica per farsi la ceretta, le unghie, il trucco. Qual è il percorso evolutivo di questa scuola? Beh, sicuramente in prima impari le cose basi, poi anche aiutandoti con la teoria ti spiegano come fare il colore, tutte le sostanze che ci sono dentro, poi ovviamente più andrai avanti più difficili saranno le cose. Hai scoperto qualcosa di te che non conoscevi? Beh, sicuramente la creatività. E non tutte le scuole hanno il laboratorio, l'opportunità di lavorare bene. E puoi fare tantissimo, anche sulle acconciature, puoi sbizzarrire tantissimo. Sei tanto libera, poi impari. Poi ci sono le materie professionalizzanti, lo studio del capello, per essere professioniste nella sua cura, chimica e fisica, per conoscere tutte le componenti all'interno dei prodotti, anatomia e cosmetologia. Come vedete non è semplice trucco e parrucco. All'interno della scuola infatti sono presenti tre figure di professionisti. Un medico, perché imparino a riconoscere eventuali anomalie della pelle, conoscano ossa e muscoli. Un fisioterapista, che guidi le allieve sui modi più corretti di lavorare sul corpo. E poi un farmacista, che spieghi loro tutte le componenti presenti nei prodotti e insegni a leggere il bugiardino. Qui a scuola vi insegnano anche i trattamenti? Sì, tutto, anche la parte teorica, ci concentriamo anche sulla parte teorica, di come è fatto il capello, cosa contiene dentro, tutto quanto. Una scuola veramente seria, ci sono dei professori molto capaci e anche la dirigenza è molto valida. E ci troviamo bene. Sì, si studia bene, i professori sanno fare il loro lavoro, insomma. Pretendono tanto, ma non pretendono, perché se pretendono vuol dire che vogliono avere, cioè dopo sei sicura di avere grandi risultati. Queste ragazze al terzo anno stanno già facendo lo stage presso saloni di parrucchiera del territorio. Il corso è particolare perché assicura al secondo e al terzo anno molte ore per lo stage. Un momento fondamentale per iniziare a conoscere il mondo del lavoro in tutte le sue sfaccettature. Si impara molto perché per esempio vedo la mia titolare che taglia oppure che fa una piega e io stando là a guardare dopo metto in pratica le cose magari sulle altre persone, quindi impari molto. E anche un po' i ritmi del lavoro, no? Nel senso che lì essendo un negozio probabilmente avranno anche un ritmo diverso della fretta.
Sì, essendoci molta gente impari anche la velocità, cioè rispetto magari a stare a scuola che hai i tuoi ritmi, puoi cioè, usare il tempo come vuoi, là, hai anche dei tempi da rispettare, quindi metti in pratica, impari di più, insomma. Cosa cambia da scuola a negozio? Beh, molto, perché comunque lì i capelli sono tutti diversi, invece qui lavoriamo su testina e quindi è sempre uguale, ho anche i capelli tra di noi, però ormai ci conosciamo. Invece lì arriva gente con i capelli corti, lunghi. Ti sentiresti già pronta eventualmente per un lavoro? Sì, assolutamente. L'anno scorso ho lavorato, che ero già in seconda. E sì, mi sentirei pronta perché comunque mi hanno insegnato bene e quindi so come approcciarmi anche con i clienti. Quindi utile lo stage? Sì, molto. Lo stage è un'occasione di crescita umana e professionale incredibile ed oggi molti percorsi scolastici stanno cercando di imitare la formazione professionale perché hanno capito quanto l'impostazione studio-lavoro torni utile ai ragazzi per testarsi già sul campo ed acquisire anche sicurezza di sé. Abbiamo infatti incontrato qui a Lirigem ragazze con le idee molto chiare. Dove ti vedi nel futuro? Mi vedo in una spa. Mi vedo in una spa a truccare, a fare i trucchi da sposa, a fare massaggi anche terapeutici. Ho molti campi aperti. Anche io in un salone mio, possibilmente. Magari con qualcuno che gli piace il mio stesso lavoro, con un'amica. Beh, spero di aprirmi un salone e con lei. Soce? Sì. Io vorrei più che altro anche girare il mondo, fare magari anche dei corsi, vedere anche la diversità delle mode o del modo anche di lavorare in giro per il mondo, diciamo. Al terzo anno c'è l'esame di qualifica finale, dopo il quale i corsisti possono decidere se continuare o meno. Intenzione anche di fare il quarto e il quinto anno di accademia, anche per aprire un salone, per specializzarmi in qualcosa di più avanzato, oltre che fermarmi in terza. Quindi dove ti vedi in un ipotetico futuro? Beh, io avevo intenzione di aprire un salone oppure andare a fare dietro le quinte, preparare le modelle, che anche in famiglia se ne è parlato un po' di questa cosa. Ti sostengono i tuoi? Beh, certamente, non vedono l'ora che finisco per indirizzarmi in qualcosa di più grande. Dove ti vedresti se proprio potessi sognare? Ovviamente molto lontano. Le lasciamo lavorare, stanno preparando il tema per la prossima sfilata, quando metteranno in scena acconciature e trucco per mostrare ai loro genitori i progressi fatti, perché anche affrontare una consegna fa parte delle competenze che il mercato del lavoro richiede. Adesso ci prepariamo per una sfilata e dopo inizieremo la permanente. In questa sfilata cosa succederà? Faremo varie acconciature con diverse modelle. Stiamo provando per la sfilata e abbiamo cercato di combinare vari stili. E allora ci sono rimasta così e anche se esco non mi importa. Faccio vedere agli altri uno spunto. Giovani e appassionate, il futuro è nelle loro mani. Dovranno imparare a prendersi cura di sé e degli altri. Fuori, ad aspettarle c'è un mondo femminile, ma anche maschile, che affiderà a loro una parte di sé, ambizioni e aspettative. E loro dovranno saper trovare il meglio in ognuno. Avete visto dunque, lasciamo lavorare le nostre ragazze, in bocca al lupo a loro per il loro futuro. Io vi saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo alla prossima puntata di Idea Formazione Nord-Est. Arrivederci.